La contraffazione è una piaga che nel nostro paese non viene contrastata adeguatamente. Tornano all'attacco i deputati del Movimento 5 Stelle che avevano già presentato una proposta di legge volta a ripristinare le misure penali che puniscono la cosiddetta fallace indicazione delle merci che entrano nel mercato italiano. Noi ci chiediamo, ma che fine hanno fatto tutti i governi che dicevano di promuovere il Made in Italy e lottare contro la contraffazione? In Parlamento l'anno scorso il Movimento 5 Stelle ha proposto una mozione. Due gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Il primo chiede di punire penalmente il reato di contraffazione depenalizzato nel 2009. Ora il reato è punito solo con una sanzione amministrativa. Il secondo di inasprire i controlli dall'ingresso in dogana, ora attuati solo nella fase della commercializzazione. Ieri la protesta in aula del Movimento 5 Stelle sul Made in Italy, sulla contraffazione, ma anche l'annuncio, l'allarme di Coldiretti sulla pirateria in tavola che arriva fino a 60 miliardi. Sì, questa è una battaglia che noi sposiamo, io sono in commissione contraffazione perché proprio l'uso del nome Made in Italy, come anche il nome delle DOP, no? Interessano sicuramente la criminalità organizzata ma anche quegli altri paesi che col nome dell'Italia ci vogliono fare i soldi. Noi dobbiamo agire sia sul campo nazionale, anche facendo una corretta informazione, perché le persone devono saper leggere in etichetta le indicazioni, poi anche in etichetta occorre fare ancora più trasparenza perché chiaramente l'Italia ha tanti tesori da preservare, custodire e promuovere, mentre alcuni paesi del nord Europa che sono solo commercianti e non produttori non hanno questo interesse. E visto che l'etichettatura è materia comunitaria, lo scontro si alza, diciamo, di livello. Stessa cosa per il Made In, perché c'è un regolamento che non è mai entrato in vigore che dice cos'è il Made In. Perché noi quando esportiamo un prodotto vogliamo far sapere anche ai paesi terzi, quelli fuori dell'Unione Europea, che il nostro prodotto è italiano piuttosto che di un altro paese. E questa è una battaglia perché ovviamente chi non ha questi prodotti non ha interesse nel preservarli e non vuole neanche che le dogane controllino. Noi abbiamo criticato il governo Renzi perché durante il suo periodo di presidenza si discuteva il Made In ma non c'è riuscito. Quindi tutto questo impegno non lo vediamo, forse perché sposa, diciamo, altre filosofie. E per questo noi facciamo dura opposizione e le proteste in aula servono anche per sensibilizzare l'opinione pubblica su quali sono le priorità del Paese che noi portiamo avanti. Prima che in Europa però bisogna regolamentarizzare a livello nazionale. Ieri due emendamenti da un vostro deputato, di che cosa si tratta? Il collega Fantinati ha ripresentato, diciamo, alcuni emendamenti perché non è la prima volta, sono anche, diciamo, il seguito di un impegno su una mozione che il governo bene o male aveva detto di approvare che riguardano i controlli in dogana. Adesso con una legge finanziaria del 2009 è stato depotenziato il controllo in dogana perché c'è un fermo amministrativo e non più penale. E questo era un emendamento che voleva riportare, diciamo, la valenza penale a chi fa la frode in etichetto. Okay. Fallace indicazione è il termine tecnico dell'oggetto della discussione dell'emendamento. E l'altra questione è l'autocertificazione, ovvero un produttore porta un materiale neutro e poi lo rivende in Italia dicendo, diciamo, fidatevi di me che poi chiarirò quando è sullo scaffale da dove viene quella merce. E chiaramente ho i miei dubbi che questo possa avvenire e tra l'altro se poi dovesse venire, diciamo, scoperto, la sanzione è pecuniaria ma di basso interesse perché difficilmente sarà possibile ritirare la merce dentro lo scaffale ma poi quella venduta, quindi ovviamente, diciamo, chi vuole fare il furbo mette già in conto che perderà quei 30-40 mila euro di multa e vanno, diciamo, a fatturato, insomma, ecco, non è che è un problema. Quindi noi vorremmo sicuramente potenziare i controlli in dogana, ma non basta solo potenziare i controlli in dogana italiano, perché le dogane all'interno dell'Unione sono 28 e con sensibilità diverse, perché non, l'assurdo potrebbe essere noi facciamo le dogane più forti in Italia e poi chi commercia passa ad altre dogane e quindi comunque la merce ritorna in Italia. Quindi anche lì lavorare sul codice doganale perché ci sono una serie di articoli dal 23 al 30 mi sembra sul codice doganale che dichiarano che cos'è il Made In e quando si può utilizzare questo nome. È chiaro, se non c'è un'azione collettiva all'interno dell'Unione tutti gli sforzi che può fare lo Stato membro sono sicuramente importanti ma rischiano di essere anche vani.